Voglio fare un ringraziamento a tutti. Comincio dagli esterni, le forze dell'ordine, che ci hanno permesso anche di venire in tutta tranquillità da Roma a Bari e poi nelle nostre periferie, che sono oltre quella di Foggia. Noi abbiamo voluto simbolicamente portare il vaccino anche a San Severo, dove si concentrano anche lì alcuni operatori che sono stati in frontiera, che sono in frontiera. Poi andiamo a San Giovanni Rotondo, perché i nostri vaccineranno anche una piccola parte degli operatori di San Giovanni Rotondo, ma diciamo poi si procederà come negli altri posti a fare anche tutto il resto. Soprattutto andiamo nella RSA di San Marco in Lamis. San Marco è stata una zona particolarmente segnata da questo problema. E naturalmente qui a Foggia abbiamo voluto dimostrare che esiste anche già una rete che funziona e che può fare, diciamo, allo scopo. Siamo con Iannucci, che oggi non c'è, purtroppo non c'è, che salutiamo, è stato, diciamo, anche lui un protagonista di questa giornata, vessato dal direttore generale anche di domenica notte, ma insomma si trattava di organizzare una cosa importante. E quindi ci siamo tutti impegnati, soprattutto tutti i collaboratori si sono impegnati e con lui abbiamo già previsto un'importante rete che lavorerà a favore appunto della somministrazione. 10 punti in sicurezza per il momento li stiamo censendo e valutando e dovranno funzionare. Per questo, se sarà possibile, utilizzeremo anche i drive che abbiamo messo in giro. Naturalmente dobbiamo valutare anche lì la sicurezza di che tipo di vaccino può essere somministrato all'esterno e se questo è possibile naturalmente avremo un importante, come dire, flusso che può essere vaccinato anche attraverso. Noi ci aspettiamo una vaccinazione biblica, scusatemi il termine, però è come un censimento quello che faremo. Naturalmente scalettato per priorità, quindi il ringraziamento è doveroso a tutti, ripeto, chi ci ha garantito questa giornata, dalle forze dell'ordine a tutti i collaboratori, quelli che sono presenti qui anche di domenica, mi rendo conto, ma è un punto importante, una conquista per tutti e andava sottolineato. Grazie per quello che avete fatto.